Grazie, grazie per l'introduzione, grazie a voi per l'invito e grazie per essere qua in un pomeriggio caldo di sabato, insomma, non aver scelto le piscine o le spiagge e essere qua a parlare di questo argomento. Allora, a me aspetta, come è già stato detto, il compito di fare un po' un'introduzione teorica, perché gli organizzatori mi hanno detto, insomma, l'argomento è discusso da ormai 10-15 anni, soprattutto qua a Torino, perché qua a Torino è un'avanguardia per il mondo delle licenze open, perché qua c'è ancora oggi il chapter italiano di Creative Commons e c'è un gruppo anche di ricerca in università, sia Politecnico che Università di Studi, molto avanti su questo argomento. Però mi dice, insomma, i musicisti, i creativi hanno ancora bisogno di una informazione di base su questo argomento. E quindi appunto vieni e, oltre a parlare dell'aspetto delle licenze, dacci qualche informazione di base sul funzionamento del diritto d'autore. Ed effettivamente non potrebbe essere che così, perché? Perché tutte le volte che sono stato chiamato a parlare di licenze open, ed è successo anche già nei primi anni appena dopo la laurea, mi chiamavano, vieni a parlare di licenza Creative Commons, perché all'epoca di quell'argomento parlavano veramente in poche persone, però mi accorgevo che buona parte dei dubbi che emergevano poi nel dibattito che seguiva la mia relazione erano basati su una non conoscenza del funzionamento del diritto d'autore in senso più ampio. Quindi, in altre parole, non sono le licenze open il grosso del problema, non sono essere difficili da capire, ma è a volte il diritto d'autore che è vittima di leggende metropolitane. Io cercherò in questi pochi minuti introduttivi di sgombrare il dubbio da queste principali leggende metropolitane. Principale leggenda metropolitana, e che poi risponde alla domanda che tu mi hai fatto su cosa serve veramente una licenza, è la leggenda secondo cui per avere il diritto d'autore sulla propria creazione sia necessario registrare e depositare l'opera da qualche parte presso un chissà quale ufficio pubblico che da quel momento ci certifica il diritto, e quindi da quel momento appunto possiamo esercitare il diritto d'autore. In questa leggenda metropolitana cascano principalmente i musicisti, che pensano che finché non si sono iscritti alla SIAE, finché non hanno depositato regolarmente la loro canzone, il loro brano musicale presso gli archivi di SIAE, non hanno un diritto d'autore sulla propria creazione. Grave errore, grave ingenuità, perché effettivamente il diritto d'autore funziona in un modo molto diverso rispetto ai brevetti e ai marchi, ad esempio, che sono le altre due grosse parti della cosiddetta proprietà intellettuale, perché appunto il diritto d'autore nasce con una sorta di automatismo, cioè la semplice creazione dell'opera crea il diritto. Questo lo dice, ve lo posso far vedere anche sotto forma di norma, ma non sono qua per farvi una lezione, però... La legge 633 del 41, che è la nostra legge sul diritto d'autore, l'articolo 6 è abbastanza laconico quanto chiaro. Ci dice che, vado un po' in Larson perché sono qua davanti, il titolo originario del diritto d'autore, articolo 6, ve lo zoom, vedete un po' lì di fianco, vedete, dice: il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Cosa ci sta dicendo in termini puramente legalesi? Sostanzialmente che il diritto d'autore nasce col semplice atto della creazione. Nel momento in cui estrinsechiamo la nostra idea creativa sotto forma di opera, quindi sotto forma di brano musicale, sotto forma di poesia, sotto forma di saggio, no, i miei libri ad esempio, sotto forma di opera cinematografica, sotto forma di software, visto che dopo si parlerà anche di software, nel momento in cui ho creato quest'opera ha quel minimo requisito di creatività, cioè è veramente nuova e creativa, da quel momento la legge mi attribuisce il diritto d'autore. Da questo deriva la necessità di mettere una licenza open quando vogliamo liberare un'opera. Perché? Perché tutto ciò che viene creato da qualcun altro, viene messo a disposizione del pubblico, ha un diritto d'autore che è appunto di questo qualcun altro che l'ha creato, perché appunto il diritto d'autore nasce in modo automatico. E dunque, se io voglio, autore, comunicare a tutti gli altri utenti dell'opera che l'opera può essere utilizzata liberamente, lo devo dire espressamente attraverso una licenza, ok? Perché sennò l'utente si trova di fronte a un'opera e, non sapendo se il suo titolare dei diritti, quindi o l'autore o l'editore o comunque colui che ha i diritti di sfruttamento sull'opera, vuole o non vuole che venga utilizzata, per una questione di prudenza lui dovrebbe astenersi da qualsiasi utilizzo, che è esattamente il contrario di quello che succede su internet. Su internet si pensa
comunemente che tutto ciò che è messo online sia una sorta di pubblico dominio generico, per cui se è su internet vuol dire che lo posso utilizzare, perché tanto se è lì qualcuno ce l'ha messo perché voleva lasciarlo utilizzare. E invece nella maggior parte dei casi, se poi andiamo a informarci, o c'è un copyright scritto piccolino in qualche angolino della pagina, oppure probabilmente quel contenuto non doveva nemmeno essere online, perché è stato messo da qualcuno che il diritto di caricare quel documento non ce l'aveva, di caricare quell'opera non ce l'aveva. Ok, quindi perché risponde questo concetto appunto di un copyright automatico, che nasce automatico sulle opere, risponde alla domanda del cosa serve una licenza? Perché, come dice il titolo del mio intervento, che non compare però, era licenza da licere, cioè l'etimologia della parola licenza è licere, il verbo latino che vuol dire autorizzare, consentire, permettere, no? E quindi la licenza è qualcosa che concede degli utilizzi, che libera l'opera. Ergo, l'altra leggenda metropolitana molto pericolosa, in cui cadono anche lì spesso i musicisti, ma in realtà anche tutti gli altri creativi, è che applicare una licenza come le Creative Commons sia una forma di tutela in più sulla propria opera. Alzi la mano chi di voi pensava fino a questo momento che mettere una licenza Creative Commons sulla propria opera era una forma di tutela. E ha senso, perché ha senso come leggenda, perché le leggende Creative Commons hanno quella clausola che è di base, di default in tutte le sei licenze, che si chiama attribution, in cui il titolare dei diritti ci sta chiedendo di essere riconosciuto come autore secondo i modi che lui ci sta indicando nella licenza. Ma quella non è una forma di tutela in più, perché comunque l'autore, nel chiederci di essere attribuito in un certo modo, ci sta liberando gli utilizzi dell'opera. Infatti tutte le licenze Creative Commons, oltre ad avere questa clausola di attribuzione, poi hanno una serie di libertà concesse. Ok, quindi applicare una licenza Creative Commons pensando di tutelarsi di più rispetto al copyright tradizionale è uno dei più grossi granchi che possiamo prendere come autori, perché stiamo andando esattamente nella direzione opposta. Una licenza libera, per sua definizione, libera. Una licenza in generale libera, perché appunto basta vedere l'etimologia latina, licere è un atto con cui qualcuno ci sta dando un'autorizzazione. Dopo qualcuno parlerà di software open source, e quindi non vado troppo avanti, però il modello della licenza open nasce proprio nel mondo informatico, nasce proprio negli anni 80, quando qualcuno, diciamo, per fare resistenza alla deriva che stava prendendo il mercato del software, cioè del mercato di un software tutelato sotto copyright, si escogitò un modo per mantenere il software libero, come fino a quel momento era stato sempre il software. E lo strumento fu proprio la licenza, cioè la licenza diventa il documento legale, il documento giuridico, attraverso cui il titolare dei diritti comunica che quell'opera può essere utilizzata liberamente. E da lì appunto poi il modello open licensing, di licenza open, nato nel mondo informatico, quindi il cosiddetto free software, software libero, è passato attraverso gli anni 90, è diventato, diciamo, maturo, finché nei primi anni 2000, quando è esploso internet come fenomeno di massa, qualcuno ha pensato che i tempi fossero maturi per applicare lo stesso modello di licenza open sfruttato nel software per ormai 10-15 anni anche su tutte le altre opere creative. E lì, diciamo, l'ideona di ampliare questo modello su tutte le opere creative venne proprio a Creative Commons. Ok, quindi ho inquadrato un po' il tema e ho spiegato perché ho scelto questo titolo per il mio intervento. Non vi ho detto, prima sono stato presentato come Copyleft Italia. Copyleft Italia è state vedendo adesso il sito, un progetto di divulgazione. Perché? Perché appunto quando è nato nel 2005 c'era molto bisogno di informazioni su questo argomento. Era diventato all'epoca appunto il sito di riferimento su questo tema, dove io avevo pubblicato un po' i miei studi, i miei articoli, il mio primo libro che si chiamava Copyleft and Open Content, e anche poi ho raccolto materiali di altri autori. Diciamo l'autore guida su questo argomento è Lawrence Lessig, tra l'altro fondatore del progetto Creative Commons, che è stato più volte invitato anche qua a Torino a fare delle lezioni, perché appunto essendoci qua il chapter italiano di Creative Commons c'era un legame. Però ecco, spero di aver quantomeno sgombrato il campo da queste due grosse leggende. Uno, che tutto ciò che è su internet è libero già perché è su internet. Mi raccomando, spero che, insomma, su questo abbiate già abbastanza le idee chiare.
e l'altra, che è ancora più subdola, che applicare una licenza sia una forma di tutela, soprattutto se parliamo di una licenza open, perché in quanto appunto open ha la principale funzione di liberare gli utilizzi dell'opera. Quindi nel momento in cui come musicista, come fotografo, come sviluppatore di software, come scrittore scelgo una di queste licenze, devo essere consapevole del fatto che sto liberando utilizzi dell'opera, quindi mi sto spogliando di alcuni diritti che la legge di default mi aveva attribuito. Ok, quindi deve essere una scelta fatta consapevolmente, sennò cadiamo nell'equivoco di un fotografo americano che, vabbè, la storia non ve la faccio vedere perché bisognerebbe leggere l'articolo, è inutile, però un fotografo americano che aveva caricato su Flickr le sue foto, non so se conoscete Flickr è una piattaforma per appunto fotografi, dove trovate veramente una marea di immagini molto belle a volte, che permette di scegliere o l'opzione copyright, cioè tutti i diritti riservati, oppure quando caricate un album di foto o una singola foto vi si apre una tendina in cui vi chiede quale tipo di licenza vuoi applicare alle tue opere. Se voi scegliete una delle sei licenze Creative Commons che compaiono sotto l'opzione di default, che è quella di copyright, non vi state tutelando di più, vi state tutelando di meno, state liberando alcuni utilizzi dell'opera. Questo fotografo probabilmente, o perché è vittima di una leggenda metropolitana o perché non aveva capito bene il senso delle licenze, ha scelto una di queste licenze per poi tirare in piedi un polverone perché qualcun altro aveva utilizzato poi liberamente le sue fotografie, tra cui anche utilizzi commerciali. Lui se l'era trovata come copertina oppure come sfondo di una immagine pubblicitaria, non lo so, comunque un utilizzo che era anche commerciale, ma non perché qualcuno avesse voluto tirare la corda, ma perché la licenza che lui aveva scelto consentiva anche l'utilizzo commerciale. Quindi capite l'ingenuità di questa persona, che poi non aveva gli strumenti legali per poter fare causa, perché gli altri, agli utilizzatori bastava dimostrare di aver preso l'immagine da quella fonte e che su quella immagine ci fosse applicata la licenza ed erano appunto tutelati, perché c'era un documento di natura, diciamo, contrattuale, che è la licenza Creative Commons, che autorizzava questo utilizzo. Ok, quindi questo è il messaggio che lancio: se le utilizzate, utilizzatele consapevolmente. Utilizzare una licenza Creative Commons ha anche uno sfondo etico, ha anche uno sfondo, diciamo, filosofico, cioè perché un autore dovrebbe farsi del male e spogliarsi di alcuni diritti che la legge automaticamente gli sta attribuendo. Questo è uno spunto di dibattito che lancio anche e soprattutto a chi, no, di lavoro fa l'etichetta e quindi deve anche monetizzare a volte, no? Io stesso mi pongo il problema perché io faccio anche libri. È vero che faccio il legale e quindi la mia principale attività è fare consulenza, fare formazione, partecipare a eventi come questi. Però, insomma, nel momento in cui fai libri devi anche pensare che c'è una casa editrice che ci spende dei soldi, che deve pagare il tipografo, deve pagare il grafico, deve pagare l'impaginatore, il correttore di bozze. E quindi nel momento in cui scegli una licenza Creative Commons, in un certo senso ti stai spogliando di diritti, stai anche rinunciando alla possibilità di guadagnare da questa opera. Faccio un esempio, scusa, poi lascio per rispondere alla domanda del chi te lo fa fare, perché probabilmente molti se lo staranno chiedendo. Io faccio vedere sempre questa storia, allora vediamo se la recupero. Sì, dopo tra l'altro avremo appunto un po' di dibattito. Un'etichetta musicale, sia un'etichetta, cioè una casa editrice, quindi magari ci racconteranno la loro esperienza e del perché anche magari sono avventurati in questo mondo, che per come l'hai raccontato tu in questo momento, insomma, è un mondo che autorizza a utilizzare queste le proprie opere d'ingegno, però non ci hai ancora detto quali sono quegli strumenti adesso vi dico il perché. Sì, cioè, qual è il punto di forza, no? Perché raccontata così sembra, insomma, che venga il dubbio, ma allora sono scemo a utilizzarle. No, allora vi faccio vedere che cosa mi è successo qualche anno fa. Io, tra i miei libri, ho pubblicato il mio best seller, si chiama proprio Creative Commons Manuale Operativo, cioè è un manuale molto divulgativo e molto semplice per l'utente base di licenze Creative Commons. È uscito in italiano nel 2008, poi è stato ripubblicato sempre in italiano in una versione aggiornata nel 2013. E negli anni in mezzo è stato anche pubblicato in inglese e in spagnolo. Le traduzioni però le avevo curate io, cioè mi ero dato da fare io, appoggiandomi a alcuni volontari di Creative Commons America, alcuni volontari di Creative Commons Colombia, per farne le traduzioni, ed è stato un lavoraccio,
non so se qualcuno di voi ha mai tradotto un articolo, ecco, quelle lì erano 160 pagine da tradurre, quindi in una lingua che non è la tua, quindi ti devi fare aiutare da un madrelingua e via dicendo. Beh, morale della favola, nel 2014 mi arriva un tweet che penso riusciate a leggere, che è questo, da un account che io non conoscevo, librebooks.org, che mi dice: Simone Liprandis, it's our pleasure to inform you we translated Creative Commons a user guide into Arabic. Cioè, caro Simone Liprandi, ti vogliamo informare, è nostro piacere informarti che abbiamo tradotto il tuo libro Creative Commons Manuale Operativo in arabo, lingua a me molto sconosciuta e a cui probabilmente non avrei mai pensato, eppure mi sono trovato una delle mie opere tradotta in una delle principali lingue parlate al mondo, perché io ingenuamente, sai, l'arabo non ci pensi, ma poi sono andato a vedere le statistiche ed è la quarta barra quinta lingua parlata, più parlata al mondo, e quindi un mio contenuto, una mia opera, è ad oggi leggibile a altri 350 milioni mediamente di persone in più rispetto a quelle che io mi ero immaginato con le mie traduzioni. Hai verificato il contenuto? Ecco, la classica domanda che mi fanno: hai verificato il contenuto? No, perché non ne ho gli strumenti. L'unica parole che riesco a leggere in questo libro sono Simone Aliprandis, le due parole del mio nome, scritto però al contrario, da destra a sinistra, tra l'altro. Però, vabbè, come dire, mi fido, nel senso che è un'associazione culturale che fa attività di divulgazione in lingua araba, cerca di comunicare messaggi legati al mondo open, diffondendo contenuti come video, brochure e libri in lingua araba. Perché? Perché ci sono persone che magari fanno fatica a leggere in inglese, fanno fatica a leggere in spagnolo, fanno fatica... Ok, quindi questa è la potenza del Creative Commons. Io mi sono trovato, senza dover fare fatica, senza dovermi attivare con i traduttori, con le agenzie, un libro tradotto in una delle lingue più parlate al mondo. Ok, quindi è ovvio che è una scelta anche sia etica, filosofica, ma anche strategica. Qui nessuno ci ha guadagnato, no? Io non mi sono arrivati soldi, perché la mia licenza consentiva anche lo sfruttamento commerciale, quindi loro sono un'associazione no profit, ma se fossero stati anche una casa editrice io non avrei potuto, non avrei avuto titolo per chiedere qualcosa, ma mi andava bene così. Perché? Perché l'obiettivo era quello di aprirsi ad un potenziale nuovo mercato. Adesso ho potenziali lettori e anche potenziali, che ne so, clienti che potrebbero chiedere una consulenza. È un po' difficile che qualcuno dagli Emirati Arabi chieda a un avvocato italiano una consulenza sulle licenze, però potenzialmente, se pensate al francese o al tedesco, sarebbe anche potuto essere un'ipotesi credibile. Niente, questo è sono i primi spunti che in un quarto d'ora mi sentivo di darvi, ma confido che ci siano un po' di domande e un po' di curiosità. Proprio una forma di talk, quindi se già qualcuno volesse fare delle domande a Simone, basta alzare la mano, comunque poterla fare se ne avete già voglia. Comunque dopo parleremo poi magari anche con Alfredo Esposito di musica e di tutto ciò che fa Patamu in questo. Ma ora siamo al Festival Jazz Copyleft, ma qual è l'altra parte della medaglia, diciamo, rispetto nel momento in cui uno, come hai detto prima, ha il diritto d'autore nel momento in cui ha creato l'opera, nel momento in cui c'è anche una forma di creatività, e poi come può in qualche modo sfruttarla o fare altro se non oltre al copyleft, evidentemente. Quali sono i limiti di una parte e quali sono i pregi dell'altra? Ma allora, in realtà la risposta era già più o meno negli esempi che ho dato prima, però adesso magari entriamo un pochettino più nel dettaglio delle licenze. La risposta è, come al solito, dipende, che è una risposta che noi legali usiamo spesso anche con i clienti, e cioè dipende da cosa? Dipende dalla licenza che ho scelto. Le licenze Creative Commons sono 6, avrebbero potuto essere molte di più. Creative Commons ha scelto di mantenere il modello spalmato su 6 licenze, perché offrirne di più avrebbe probabilmente creato più confusione negli utenti. Però vi faccio vedere una slide, basta andare sul mio slide share. E vi faccio capire quali sono le 6 opzioni. Sono venuti a prenderci. Non ho capito. Devono cosa solo passare. Sì, passeranno sopra la scacchiera praticamente. Ora ci
presenti le sei possibilità. Sì, sì, esatto, giusto per farle. Allora, prendo, non avevo preparato slide per oggi perché non mi sembrava il caso, però vi faccio vedere giusto due concetti per me importanti. Uno è questo schema che io utilizzo sempre per le mie lezioni e che solitamente funge da mappa orientativa, no? Vedete, questo è un po' una sinossi del diritto d'autore, cioè il copyright è un sistema closed by default, cioè di default è tutto sotto copyright in virtù di quell'automatismo che abbiamo detto prima, fino a quando scadono i termini del copyright, perché per fortuna ieri se ne è parlato, quindi non torno sull'argomento. Per fortuna il copyright non è eterno, a un certo punto scade e diventa l'opera di pubblico dominio, si dice. È stato argomento di un dibattito di ieri, ripeto, c'è ancora lo streaming registrato, quindi potete andare a sentire lì. Però c'è tutto l'altro lato, il lato azzurro-blu dello schema, in cui anche quando il diritto d'autore non è ancora scaduto, quindi l'opera è ancora tutelata, però ci sono dei casi di libero utilizzo. Il libero utilizzo può essere o stabilito dalla legge, e ci sono dei casi specifici che nella legge italiana sono gli articoli 65 e seguenti, in cui appunto sostanzialmente il legislatore ritiene che il diritto d'autore debba farsi in secondo piano o da parte rispetto a delle esigenze più importanti da tutelare. Ad esempio la libertà di espressione, la libertà, non so, il diritto di alcuni soggetti deboli come i disabili di accedere a dei contenuti creativi, violando fra virgolette il copyright, perché per loro l'unico modo per accedere a un libro è fare l'audiolibro, no? Ad esempio, e quindi devono in un certo senso aggirare dei vincoli tipici del diritto d'autore. Oppure questo libero utilizzo può avere le sue radici nella scelta dell'autore, cioè l'autore o altro titolare dei diritti, quindi l'editore, il produttore, via dicendo, può essere lui a preferire che l'opera circoli libera più liberamente rispetto al modello copyright. E quindi la scelta, io come vedete nella slide, il simbolino è quello delle Creative Commons, e le Creative Commons sono, per loro scelta, vado avanti nella slide, per la, scusate, scelta del progetto Creative Commons 6, vi faccio vedere, queste sono le slide, le trovate, sono online, le trovate sul mio slide share, vedete, ecco, no, anche questo schema qua solitamente aiuta a comprendere. Le licenze Creative Commons servono per creare quella sfumatura di grigio che trovate tra i due estremi: uno è il copyright, tutti i diritti riservati, all rights reserved, e dall'altra parte l'altro estremo è nessun diritto riservato, cioè il momento in cui il diritto d'autore scade, l'opera cade in pubblico dominio. Per creare una sfumatura di grigio tra questo nero o bianco, dobbiamo sfruttare la scelta dell'autore o del titolare dei diritti, la scelta secondo cui appunto lui applica una di queste sei licenze, che sono queste qua. Niente, non funziona. Ah, eccolo. Che sono queste sei qua. In realtà sono 6 più una, perché? Perché il CC0, la prima che trovate in alto, non è veramente una licenza, ma è un documento con cui il titolare dei diritti rinuncia totalmente ai suoi diritti. Quindi è un pubblico dominio. È una scelta ancora più radicale rispetto alle Creative Commons. E quindi applicare una licenza CC0 significa di fatto rinunciare completamente ai propri diritti e rilasciare l'opera come se fosse già morto l'autore da più di 70 anni, come se già fossero scaduti tutti i diritti. Esclusa quella, le altre 6, come vedete, hanno di default la clausola attribution, e poi pian piano si aggiungono delle condizioni: share alike, no derivatives, cioè non opere derivate, e il non commercial. Non commercial, appunto, quello che l'esempio che dicevo prima, si applica quando io voglio mantenere la possibilità di sfruttare commercialmente la mia opera, ed è una di queste delle possibilità che permettono appunto ad un'etichetta discografica, oppure a una casa editrice, oppure a un'agenzia di fotografia, di far convivere questi due modelli, cioè il modello del openness, del rilascio libero, con un minimo di controllo sullo sfruttamento economico e quindi un minimo di remunerazione sullo sfruttamento delle opere. L'altra cosa che avevo saltato prima era questa, che è solitamente abbastanza efficace, una metafora con cui si spiega il concetto di licenza d'uso, no? Una licenza proprietaria, che è quella che trovate ad esempio quando comprate un computer, andate al MediaWorld o a Tron e volete un computer di quelli che hanno già preinstallato Windows, la licenza è quella che trovate sotto forma di etichetta e numero di matricola appiccicata dietro il vostro laptop. Perché? Perché quella è una licenza che è strettamente legata a quel pezzo di plastica e silicio, cioè a quella macchina specifica. E infatti, se leggete la licenza la volta che avviate il computer per la prima volta, scoprite che quella copia di Windows la potete utilizzare solo e unicamente su quella macchina e solo ad alcuni
ad alcune condizioni. Ad esempio, se quella macchina è stata comprata con una licenza di Windows Home o Family, adesso a seconda di come si chiamano, non, in teoria non potreste utilizzarla nell'ambito della vostra attività lavorativa commerciale. Quello è il classico esempio di licenza proprietaria, cioè una licenza con cui il titolare dei diritti, cioè il signor Microsoft, vi sta dando l'autorizzazione a utilizzare una copia dell'opera, perché è sempre comunque una licenza, c'è un'autorizzazione all'utilizzo dell'opera, ma nello stesso tempo sta aggiungendo una serie di vincoli e di restrizioni all'utilizzo dell'opera. Quindi la metafora è quella del cartello messo al di fuori di un parco, in cui ancora prima di entrare nel parco vi trovate una serie di divieti e una parte molto molto risicata di permessi, di autorizzazioni. La licenza libera fa esattamente l'opposto, cioè inverte la proporzione tra permessi e divieti. Quindi i permessi prevalgono, le libertà concesse prevalgono, i divieti rimangono in secondo piano. Questo è una metafora che io utilizzo anche per spiegare le licenze open ai ragazzi delle scuole medie, ok? Quindi è a prova di ragazzino di 12 anni e solitamente arriva bene. E quindi ecco, siate consapevoli del fatto che se utilizzate una licenza su modello Creative Commons Open in generale, siete su questo modello qua, questo cartello qua. Quindi molti permessi e pochi divieti. Ok? Sì. Basta, nel senso che a livello di slide non mi sento di bene. Ringraziamo Simone per questa, diciamo, prima parte introduttiva dell'argomento copyleft e licenze. Se ci fossero delle domande, poi comunque Simone è a disposizione in queste prossime, diciamo, quest'ora oltre del talk, quindi se possiamo anche poi ritornare magari. Okay. Io chiederei ad Alfredo Esposito di salire sul palco per, diciamo,